Oh, andiamo in stalla dai bramani, che così guardo se trovo i ragazzi, a vedere se oggi vengono a seminarmi almeno i girasoli, perché mi sa che per il mais è quasi frescolino. Mi sembra che mi aveva detto Christian che per il mais servono 10 gradi. Ho appena guardato il termometro, ce ne sono 8, perciò penso che il mais mi toccherà ancora aspettare. Chi è che c'è lì che semina? Aspetta, 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 aspetta. Fammi vedere chi è. Fammi vedere chi è qua. Chi è? Trattore T8. Mi sa che questo è Gabriele. Ehi là, Gabriele, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, cosa stai seminando? buongiorno. Girasoli. Girasoli, ottimo. Vi ricordate che dovete venire a seminarmi un campo anche a me di girasoli, vero? Sì. Il 29 è Mi quello là dietro, è qua vicino, aveva anche oltre spiegato il tutto. signor Cristian. Te l'aveva detto Christian, sì? Dove Sì. lo trovo Christian oggi? È in giro? Ma in giro sicuramente, sì. Ma è in campagna o è via? Ah, È via, è via. Sì, è via! Ah, ho capito. Oh. non Ma so adesso dove. te, Gabriele, semini qua? E Sì, dopo. semino l'uno, poi il 27, poi vengo da te. Ah, ok. Allora in giornata ti aspetto. Sì. Guarda che io un bancale di semi ce l'ho su di girasoli, quindi vieni pur su vuoto che. Ok. Ok? Sì. Va bene, allora ci sentiamo più tardi. Dai, che io adesso vado qui in stalla dai bramani a dargli un attimino da mangiare e Ci dopo. sentiamo in barchino, eh. Va bene, a dopo. A dopo. Ottimo, che se vengono a seminarmi i girasoli oggi siamo a cavallo. Aspetta, che. Orco, potevo chiedergli chi c'è. Qualcuno degli Agricolarum che mi sente per baracchino? Il Moro. Buongiorno, Moro. Buongiorno. Come va? Tutto Tutto a posto? a posto? Sei al lavoro Sì, anche dai. te? Esatto, sì, siamo al Ah, lavoro. ottimo. Ho appena visto Gabriele che sta piantando girasoli. Gli ho ricordato che ho anch'io un campo di girasoli da mettere giù dopo. Sì, lo sappiamo, ci siamo già Ah. organizzati. Ottimo, ottimo, perfetto. Ah, io sono qua, adesso sto dando una sistemata agli animali e sono appena arrivato qua alla stalla dei bramani Ah. e gli do una sistemata, gli do un po' di roba da mangiare e così stanno da bravi. Ah, io qua sto seminando semi di soia. Va Ah, ho capito. Bom. Va bene, allora. bene. Dai, magari prima di andar via passo in campo a vedere come lavorate. Va bene, ti Benone. aspetto allora. Ok, D'accordo. A dopo. a dopo. Ottimo. Allora scarichiamo un po' di razione mista qua ai bramani. Devo anche portarne perché mi sa che. Infatti. Boh. Allora torno a casa, faccio un giro di razione mista e me ne porto qua un rimorchio. Ottimo. E Herman, mi senti per baracchino? Sì. Ah, ciao Herman. Ascolta, volevo chiederti, voi sei libero te oggi, Sì, io stamattina? sono libero perché mi serve la. Sto aspettando che salga la temperatura ancora Ah, ottimo. per seminare le colture. Perché io sono un po' preso con gli animali stamattina qua. Però sono appena passato a fianco ai miei campi di Medica e di Trifoglio e sarebbero da sfalciare. Se vieni qua in farm da me, puoi attaccarti le mie falciatrici e darmi una falciata ai campi, magari. Sì, va Che bene, così arrivo. mi porti avanti con un lavoro, perché sennò dopo ho paura che. Ma sto guardando il cielo e vedo che è un po'. C'è qualche nuvoletta. Non sembra che minacci pioggia, però
Aspetta che guardo un attimo il meteo cosa dice, perché no, dovrebbe tenere buon, visto che rimane bel tempo alcuni giorni, è meglio che metto giù, a parte che faccio insilato, quindi andrò a fasciare subito, penso. Devo Ma guardare se ti vuoi. perché. Ma devo fare anche fieno. No, intanto falciamo e dopo vediamo Sì, cosa mi serve, dai. ti conviene iniziare comunque a falciare, vedere Esatto, tendenzialmente da esatto. cosa. Io sono qua dove sono arrivato, già dalla parte alta, Ho capito. la tua farm. Ah, se, ti sto Eccoti, sentendo, eccoti là. eccomi. Ah, qui a questo non attacchi le facciatrici, però, ti devo prestare il mio detrattore. Boh. Purtroppo avendo le, mi hanno dato una seminatrice un pelino. Ah, ho capito. Guarda, sgancio il rimorchio qua e ti do il mio trattore perché con quello lì non fai niente se no con le facciatrici. Lo so, purtroppo ho dovuto armarmi di cavalleria pesante io. Ah beh, ok, dai che ci organizziamo. Ok, va bene. Oh, Salve, sono il signor Gabriele! Cantoni. Gabriele, buongiorno. Ah, è Buongiorno. venuto a seminarmi il campo 29 a girasoli? Sì. Allora, guarda, aspetta, prendo il trattore e vengo su subito a darti semi, arrivo, eh. Aspettami lì un secondo che arrivo. Guarda. Scarico Aspetto sto. qui o ti vengo dietro? O puoi venire di sopra, tanto sai bene dov'è di sopra. Nel Sì, piazzale salto. sopra, dai. Sgancio, tanto la pala non mi serve. Sono stato altre volte. Ottimo. Allora, ho su le forche che ce l'ho dentro sotto gli scaffali. Allora. Come mi devo mettere per... Ah, rimani pure lì, va benissimo, guarda. Guarda, c'è qua anche il trattore di Herman che l'ha parcheggiato qua. Allora, agganciamo le forche qui per i bancali. Ottimo, allora, il bancale di girasoli dovrebbe essere questo qua. Sì, girasoli, ok. Allora, andiamo a... Ottimo, perfetto. Eccoli qua i sacchi, Gabriele. Ok, io ho già aperto. Li hai già aperto? Boh, allora Sì. guarda, te li lascio qua. Dovresti averne abbastanza per fare quel campo. Se dovessero mancarne, dimmelo che sento Manfred a vedere che me ne porti altri, ma credo che siano abbastanza. Boh, Ok. se ci sono problemi ci sentiamo per baracchino. Buon. Beh, non è torno dai maiali io. Grazie. Buon lavoro. Tanto grazie, Prego, prego, non c'è problema. eh. Herman Moro, come va con... Avete A iniziato con la posto. medica? Sì. Sì. Ottimo. Siamo quasi finito. Ah. Preferirei andasse un filino meglio, ma dai. Non sono abituato con queste falciatrici, ma sto prendendo la mano. Sono un po' particolari quelle lì della Crone, sono un po' più toste delle altre. Dopo hanno delle lavorazioni particolari, poi hanno il nastro interno anche volendo per fare l'andana centrale. Infatti dopo col girasoli se... Sì, col girasoli, buonanotte. Col trifoglio se vuoi puoi fare già l'andana centrale, così il moro può passare a raccogliere direttamente il Ah, trifoglio ok. fresco. E tanto ho la trincea vuota, una trincea vuota e buttiamo tutto direttamente in trincea. Ok? Ok, va bene. Comunque io sono qua in zona, che
sto finendo di sistemare gli animali che ne avevano nettamente bisogno. È arrivato anche Gabriele, gli ho dato il bancale di semi dei girasoli, quindi dovremmo essere qua un po' tutti assieme, insomma. Ok. Allora, vediamo. Mi manca da dare un po' di paglia alle frisone. Buono, allora andiamo a prendere il Manitou che ce l'ho lì in fondo. Gli portiamo giù almeno 3 balloni di paglia, che così forse si sistemano per un po'. Paglia che voi mi sentite, Herman Moro, avete, avete ben messo roba da paglia voi, vero? Perché io ho ben giù un campo di frumento, però non ne ho sicuramente abbastanza per tutto l'anno, no? Con quella paglia lì. Praticamente dovremmo avere qualcosa. Oh, speriamo, se no mi devo organizzare con Manfred a comprare un viaggio di paglia, perché sono quasi senza. Allora diamo una spazzolata qui per terra, da tirare su un po' di polvere, mettiamo tutto in ordine di animale qui, che io qui ho le mucche, adesso devono arrivare ancora maialini per il signor Chantalana, io dopo devo portare lui altri maialini perché io sono rimasto senza... Cosa è questo? Essere una nave da crociera? Cosa essere tutto questo casino? Una nave da crociera, osti? Buongiorno. Buongiorno, signor Mattia, buongiorno. Guarda che... Buongiorno. Tu hai lasciato freccia accesa, dopo scarica tutta batteria, dopo io devo spingere... No? Questo qua c'ha 24 batterie qua sotto. No, 24 volte. No, 24 batterie. Yeah, ascolta, cosa vuoi tu? Io avrei bisogno di un rimorchio di fertilizzante. Oh, sei uno rimorchio addirittura. Asti, vieni tu. Ya, quello sì, tu vuoi quello con tanto potassio? Sì, quello buono. Quello buono, ya. Yeah. Ascolta, tu vieni, tu passi qui sotto, ya. Yeah. Tu vieni di qua, giri di qua, vieni di qua e vieni di qua e arrivi qui e qui carichi, ya, così tu già girato. Tu carichi questo silo, è quello buono per te, ya. Questo, ya, questo ha anche il potassio, ya, e dopo nitrato, i nitrati anche. Questo è buono per cosa devi seminare tu? Mais. Ya, allora tu usa questo prima di semina, tu metti giù bene prima di semina questo e lui fa tutto terra buona, ya. Bene, speriamo, proviamo. Ya. Dopo, e poi Manfred avrei bisogno anche di 7 bancali di semenza di mais. Oh, 7 bancali, 8 o niente? No, scherza, dai, io scherza. Se tu... puoi fare 7 al prezzo di uno se vuoi, Nein, io faccio solo 8, se vuoi faccio 7 al prezzo di 8. No, allora fai 8 al prezzo di 7, così sono d'accordo. No, io ci rimetto a fare così. E dopo se tu usi 7, perché io devo portare 8? Perché uno è per l'anno prossimo, è già lì, gratis. Ma anno prossimo io porto, anno prossimo. Ascolta, tu vieni a carica questo fertilizzante, dai. E dopo tu vuoi semi di mais? Vuoi quello mais, quello buono per da mangiare maialini? O vuoi mais da cosa? Mais da biogas. Allora tu vuoi quello mais un po' più scadente, ti va bene a te? No, lo alto, che deve produrre tanta energia. Ya, però quello che fa poca pannocchia. Esatto, esatto. Perché invece Chantalana che usa per i maialini, lui vuole grossa pannocchia. Esatto, esatto. Ho capito, va bene. Tu piccolo e allora piccola pannocchia, ya. Chantalana, sì. Grande pannocchia. Good, giusto, ya.
Va bene, dai, tu vieni che io apro il silo intanto che tu... che se no viene notte qua, osti. Ah, guardate, anche questo qua che viene sempre nei momenti più sbagliati a prendere la roba, io non so, sembra che fa apposta, osti. Aspetta che guardo che non mi tira giù qualcosa, che butta tutto per terra, quello lì. Sì, sì, vieni con quella nave da crociera lì, osti. Vieni sotto lì, vieni avanti. Ok, fermo lì, fermo che io apro. Ah, bene, aperto, osti. Ok. Allora, quando allora tu adesso io vado in mio magazzino a prendere bancali di sementi di mais, ya? Yeah? Va bene. Va bene, allora fai dopo confetto, io pago dindina, niente fattura. Va bene, va bene. Allora io prendo, sì, ho capito. Va bene. Ascolta, no, però uno poco di fattura di questo fertilizzante io devo fare perché a me ha portato tutto fatturato questo, essere un casino se no, ya. Yeah? Boia, fai poco però. Poca fattura. Ya, aspetta, io penso cosa poter fare per venire incontro a te con soldina, ya, yeah, con Dindin. Allora possiamo fare così, tu paga a me 50 in fattura e 50 con dindini. Andrà bene a te? Benissimo. E anche i bancala, la bancala di mais, fare 7, allora fare tu 3 in fattura e 4 in dindin. Come vuoi? Così lascia giù. No, anche mais, io qualcosa devo fare fattura perché sennò viene fuori uno casino qua. Va bene, dai, faccio io. Ascolta, tu quando finito di caricare qua, chiudi valvola che sennò va tutto per fuori e tutto per terra. E dopo tu vai a casa? Sì, vado, ti aspetto là. Ecco, allora tu aspetti lì a casa che io arrivo veloce, veloce, ya? Va bene. A dopo, signor Mattia. A dopo. Oh, arrivati, osti, da signor Mattia qui. Allora lui qui davanti, no, cosa fai tu? Dove vai, matto, con quello trattorino lì, osti? Osti, adesso ma... mi devi pagare un muso nuovo, ma vai piano, asci, tutto di corsa tu, orco cane mio, fend mio, asci, vabbè, graffiato tutto, sollevatore di peso qui, tutto, guarda qua, anche rotto graffiato tutto, guarda, asci, guarda, hai rotto la plastica del cardano, guarda, rotta tutta lì, asci. Guardala, è sovalizzata la mia. Hai la mia rotta a metà, guarda, osti. Dai, sposta, tu fai passare me con bilico. Che devo io... prendere muletto, dopo. Prendere muletto, osti. Dai, passa matto, osti. Quello lì pensa di essere a casa sua, corre come un matto. Io non so. Perché c'è una casa mia. Nein, ecco. Baracchino! Io spengo 3 ore adesso, io mollo cinghia, osti. Sì, che sennò ti ribalto tutto. Allora, io mollo cinghie. Bene, allora... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 bancala. È andato a prendere il muletto e aveva già qui macchinetta. Io non so cosa fa questo uomo qua. Perché secondo me macchinetta non ce la fa, ma... Dai, macchinetta sì, ce la fa. Ascolta tu, allora, guarda, io ho fatto 2 conti veloci, ya? Yeah? Allora, fertilizzante, facciamo così, facciamo 18.000 euro, no, 19.000 euro in fattura. Più facciamo 6.450 euro di
semi di mais, tutto in fattura, viene fattura 25.450 euro, invece il resto sarebbero 27.600. Io faccio te 10% di sconto, arrotondo in meno, dai, arriviamo, facciamo 24, dai, facciamo 24, ya? Yeah? 24 in din din e 25 4,50, io spedisco te fattura con pack, ya? Yeah? Bravissimo, dopo preparo tutto e ti do tutto. Yo, good, dai, scarica tu. Vedi che ce la faccio, ce la fa tanto, macchinino. Ah, ma io pensavo che ce la faceva. Macchinino qui piccolino, no? Prova anche te, provo anche io. Aspetta che... Oh, viene male di mare qui con questo macchinino. In montagna viene male di mare, osti. Ma perché tu non compri... Io, se vuoi, parlo con... signor Leopold, lui ha macchinini più seri di questo. Oh. Macchinini uno poco più grande di manitour e essere bello macchinino, tu puoi mettere anche peso dietro, ya? Ah, sì? Ya? Asti, allora, oh, venuto indietro bene. Oh, guarda lì! Hai visto? Tu non essere buono di lavorare, osti. Metti dentro qua, ya? Yeah? Sì, va bene, va bene. Va bene, ok, dai, ascolta, tu scarica con altro, io aiuto te, dai.